così. Rosa, raga! Ma non stanno che si doveva, mamma mia, mamma mia, ma come facevi? Niente, ecco, niente, oh, mamma mia, si doveva capire. Rosa, raga! Rosa, raga! Ehi, che dannacci, non va mai Luca! E ti rimane dalla sotto fino a Bascio! Fino giù a Pico, giù a Pico! Ma che è stato? Ma che fai non Ferdinando maggiordomo, ma raccomando, disponibile con calma che te ne tu fai in capo che non vuoi ricca. Non tu fai in capo. Sì, grazie. Facci una presa. Fui. Ma che te lo so? Non te lo dici. Papà, non so io dove metterti. Gallo, ma parlo uno spiritoso. Hai capito? Ma mi ha preso la gente. Poi qua sta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a questa santa giornata che oggi si presenta davanti a noi. Sentitemi buono quello che farisca. Dite, dite. Dite, dite. Dite, dite. Dite, dite. Dite, dite. Dite, dite. Dite. E lo so che devo dire. Ma cosa che dite? Non mi facitavi nessuna cangria a tuo patrono, sennò mi apiglio con cuore. Sì, ho capito. Ma che dobbiamo fare? Non vedete c'è un cane. Ma state a scena fare così, qui! E mi asciuga come riesci tu. E come avevo asciuga? Non vi dovete muovere fino a quando non arrivano gli invitati. Appena si presente, voi che cosa fa? Li portate a tavolino, vediate il sedio. Ma ci mandiamo a presa. Bravo, e se succede che se rimane a parte piccoli granitacci. Con Verdina, ma chi la Carmagnola la piace pazziare. È nata pazziare, capite? È nata pazziare. Non deve giocare. Chissà, non è un momento, capi? Appena arrivano gli invitati, li accompagnate a tavoli, pigliate il seggio e li fate sedere. Cioè, si può spiegare? E fammi aprire. Don Ferdinando. Che re? Scusate, non ci capito tanto buono. Che cosa? Ma questi altolocati che hanno venuto, chi sono? Ma guarda, chi sono? Ma come chi sono? Ma guarda locate, è tutta gente di Vascio con lì. Sento, sì. Chissà come, chissà quando si sono piazzato in gol certi titoli baroni, principe e principessa. Vieni mento, che sarà? Maronna mia, manna c'è le po. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E fammi avviso un maestro che stanno per arrivare gli invitati. Maestro! Maestri! Niente. Maestro! 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 Accordate gli strumenti che stanno per arrivare gli invitati! Andiamo a perdere, beh! E la console, la principessa Olga Capice Mantellessa. Quale gioia, che delizia, qui tra noi che primizia. Buonasera. Come state? Rivedervi gioia. Collegiale si compara.
presa via il rinfresco. Ja was da mache wie ja was da via di mache sta questa casa fa tra Lucio c'è la rodia ja bolla ja da bol Lucio che te la cassata ja da mania champagne la quadriglia basta nam sta serata ja was da mache wie ja was da via di mache sta questa casa fa tra Lucio c'è la rodia Lucio che te la cassata basta nam sta serata. Profilia quando mi hanno detto tutti gli anni volete casa ora mi c'è un sangue che non mi vede più fatte. E chi sono? Mai sentite? Sono venuta senza inviti. Amicone, non ricordi? Delle amiche e delle scorti. Non ricordi quella volta quando al mondo ci incontrasti e l'anello mi ignorasti? Sì, difatti, ricordiamo. Su, vi prego, comodiamo. Buonasera, benvenuti. Ma con me da sotto sud la filina fratelli con la sola di gente che veniva e cubadella la massa da maggiavia la vostra chiacchia di maggianza questa casa fa tra luce e la comia da paraia da pannuccio che te la cassata la champagne e la quadriglia basta ram sta sera Fabrizio da Vico tenente lungo, Ugo Zorro, lungo tenente, ma con Mari niente tenente. Don Vittorio, cosa è stato? Come mai ha tardato? Imprevisto! Guaio grosso! Non ho trovato il giro. Ora basta, non pensiamo, presentiamo gli invitati già da tempo. Comodati. Li conosco. Buonasera. Quella lì è forastiera. Mia nipota Eleonora. Signorina e non signora. La filina fratinella con la suora Vincenzella. Cavallero e pupatella. La massa da maravilla la vostra taglia con l'immagenza questa casa fa. Vicentella, corre, fai il tascio. Scusate, quella è la mia sora. Voleva sapere quanto è che abbia l'abbeveraggio, ecco. Sì, ma come parlano? La retta, sì, è un linguaggio che usano a basso bonito. Che volgarità! Ma voi verite che moto è manaforeparo? Ma allora se mangia non so mai! Se c'è senzista! Orazio, calmati! Non mangia calma! Vicentella, corre! Fai il tascio! Ma ora è stuta! Santa sta zitto! Silenzio! Scusata! Prego! La mia sora chiedeva informazioni, voleva sapere quando è che mettiamo qualcosa sotto il dento! Ma mi sta aspettando un poco! Mi sta aspettando un bassino! Ecco, vuoi riuscire! Casi da un bassino non fanno, non si mangia! Vicentella! Corre! Fai il tascio! Zitta qua! Lupus in tavola! No, deve essere ella! Ma mamma! Che è? Non è inviso campanillo!
sapere. Ma è sud! No, è scelto! Allora, perché la porta? Ma perché non te lo muovo? Come prima, che cosa avete detto? Taccia lì! Inghiovati sulla soglia della porta e non si muovere per nessuna ragione. E così ha detto pure a lui. Ah, sì? Così vi ha detto? Sì, sì, signore. Uscite fuori. Ma da giuritti pure che la bocca non la viva mai era. Donna Rosa, calmi voi. No, fallo, sta andando, venite. Ma chi sono, Maria Mia? Eliana, bella zia, è arrivato il momento che ti ha già appilato il ricco. Ma perché, zia? E se non sa che getta, via fuori. Ma sono parolacce. Sì, signore. E allora come voglio appilare? Come ti può più? Se non arrivo subito che la te scassi chi di quattro e non raggiunga di noi. E si deve mettere di scelto mezza parola. Te rompo un capo e la chiedo a tua scassa. Te cato ma la puluzza non la puluzza. E manine un trucco e te scelto un po' di meglio morto. Ecco, se spiradere in cerchese. Ma mamma, ecco foglio che te non mi dà chi lo buco è. Donna Rosa, calmi, calmi voi. Ma che sono si insipita ria. Avete fatto buono che ce l'avete detto qua. Da chi lo può fare? Arrivata San Marina, Gartolina! Che sei bello? Chi è arrivato? È arrivato Don Bacino. E lì di meno ci hai fatto un festival dei rap. Come sei fatto Gartolina? Vieni come fate la sigla? Signori! È arrivato Don Basilio! Meno male! Prego, non posso ancora andare. Buonasera! A tutti, buonasera! Buonasera, Robert, buonasera! Che cosa? Ma come avete detto? Ma che hai fatto? Ho cameriera, mi ha detto un po' fare mazza! Ha sparato la scomparsa! Santo cielo, addirittura il sangue! Oh, oui, mon père, che mi è suino, sciume sangue! Sì, non ne parliamo proprio! Sì. Mi dispiace! E non fa niente, abbiamo già sentato un caparò! Ma non sono preoccupato, Basilio, non vi preoccupate! Oramai tutto è passato! È passato, signore, cos'è? Sono figli di loro, sono figli di loro! Ma non vada te! Allora mi sto fa po'! Donna Rosa! Lascia appilare la vecchia! Ma perché dici le parole prima? Peggio, peggio, nipota mi peggio! E allora non mi voglio appilare, voglio sentire! Non vi preoccupate, non vi preoccupate! Non faccio da appilare le vecchie a nessuno! È tutto passato! Garzon, ti scassate nel tuo paliatone! Signori! Signori! La festa continua! Oh, così si mangia! Maia! Avanza, cammina! Benissimo! Quanto ci c'era la vostra cainata nannina? Siamo tutti speruti di vederla! Oh, a prevo! A prevo, mio caro principe! A prevo la vedete arrivare! Abbassi! Ma non che sto! Oh, Basi! Ma insomma, ma che mi fa, ne? Ma chi sto sanno non lo sanno che noi perché siamo venuti qua? Ma io che ne so? Che posso sapere io? O sanno che noi stiamo a capo donna Nannina! Ma donna che cosa? Ma perché non parlate? E frite si risponde! Ma che è un interrogatorio? Chiedete donna Rosa! E che ce la prima chiedere un rucchio? E chi glielo deve chiedere? Voi! Un santa giornata! Donna Rosa! 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 Madre! E voi non rispondete? Io sto trattenendo un ospite e voi mi trovate nella rischia. E questo che è? Veramente, donna Rosa mi stava dicendo che sente molto lo sciocco di flair. Ma tu dici che quella parola non lo capisco? Sto parolacce! Schifoso! Ma qua parolacce è qua schifoso! Dice che sente molto l'odore dei fiori. Di bravo! Grazie! Di bravo! Grazie! Di bravo! Grazie! Assetto! Donna Rosa! Continuo! E i fiori vanno già colati! Dai! Alca! Sì? Tu permetti che ti clami un pezzo? Ora! Sì? La cosa è pressa! A poesia, a poesia, a poesia! A poesia! Chi è? Si sente buoni, no. Andate, eh? Andate venire con corona, no, fa male. Baronno che botta! No, ma sei fatta male però! No, non dico! Si è prima tutto il secondo perché quando è doppia è tutto cosa via! Ah, pigliatelo la figlia! Però già pigliato su Ricci! Ehi, ehi! Tutta posta? Cosa ti secchi? Non date più! Tutta posta, sta bene! Il principe Orazio sta bene!
meno male. Donna Rosa! Quei fiori si parlano. Eh sì, ma ci mettiamo a parlare pure quei fiori, no? Si parla. Se uno può parlare, parla pure quei fiori. Vabbè, ma è un fatto vostro questo, scusate. Non è che... Ma sono spiegato! Donna Rosa! Voi siete a primavera! Guarda, quando è lungo! Dopo un momento! No, prima! Ora! Ma stiamo facendo parlare! Perché ma si è mangiato! Ci vuole ancora tempo, ci vuole! Scusate! Principe! Continuate! Mi interrompono! Non mi interromperanno più! A lei! Donna Rosa! Voi siete a primavera! Che se già l'aveva detto, però! Voi siete l'aria leggera! Ma collino! L'aria leggera e dolce! Anara, voi siete... Che sei? Voi siete... a gioventù! E fotografia facciamo rapia! È finita! Bravo! Molto bravo il principe! Bravo il principe! Signor, ma voi non tenete niente che fa! A sette! Ma che volete dire con questo bravo il principe? Voglio dire che l'aria è sta casa e Donna Rosa fanno sentire a tutto quanto, al principe, a un Vittorio, giovinotto! Ma voi che state dicendo? Cosa state dicendo? No, ma non lo dico solo io. E chi lo dice? Don Basilio! Ma chi ha? Chi ha detto mai niente? Come sapere che voi a Rosa non la conoscete proprio? No! Io a Rosa la conosco troppo poco. Ah sì, ma conoscete? Ma conosco. Bene. Sì? E allora come fate a dire che l'aria è sta casa e Rosa fanno tu una giovane principe, a Don Vittorio? Ma è Don Basilio che lo dice! Ne ho fatto, da! Che le sta sempre con una fella di limone in bocca. Pure, le sta che bruciore, ma però ma c'è azzecca, mo sta cosa? Ma fatelo il limone in bocca. E quello brucia, No, ma... È un modo di dire! Chiedo scusa! Io, per esempio, no, spesso e volentieri, a Mugheno, ma lo faccio certi mazzi. Ma certi mazzi ci vuole! Messo niente! Imbassibola! Fredda! Lo piezze di ghiaccio! Scusate, Giacomi, voi poi volessero mettere un mazzo vostro? Comazze da Vittoria, diciamo, Mo ce va, chi lo so, mazze cortesia. Pare ci piace la verità, Don Vittoria ha sempre fatto un bello mazzo a Donna Rosa. E che si io dice? Don Basilio. Don Basilio. Ma chi ha parlato? Chi ha parlato mai? Don Basilio, che la chiesa tiene i segreti suoi. Ma guarda qui, chi mi ha mai tenuto a tenere? Ma che te ne sai, ce l'ha chiesa in quell'anno? Don Basilio, rispondete. Cosa devo rispondere? Ma tu vieni per un gesto di cortesia di Don Vittorio nei confronti di Donna Rosa, voi venite come state finando in tavia fuori. Ma veramente, io vi ringrazio, mon père, di questa ringa che avete fatto per moi. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Grazie. Prego. A proposito di mazza, il mio lo avete notato? E dove l'avete visto? All'ingresso? O mazzo vuoto? Precisamente. Vado a controllare. Io non l'ho visto proprio. La verità ci sta niente, E allora ce l'hanno fottuto? Come? Chi è? Chi si è permesso di fottere lo mazzo avanti? Io! Parola messa! Posso immaginare chi è stato? Dice, cazzo farà nomma? Oh nomma! Ne, Don Basilio! Ma tu capite, ti ho sbagliato un attimo! Don Basilio, non mi muovi! Non vi dovete muovere! Cocco! Se mi accanciniamo, se mi piace fare un mazzo ai mani! Cacciate fuori un uomo che pure a me poco mi conoscete! Prendetemi! Ma gli altri niente per pensare su cui un mazzo vostro! Ci hanno pigliato nulla! So! Perché si ha pigliato su mani! Ma insomma! Insomma, basta! E basta! Per un mazzo! Per un mazzo! E che cazzo? Io posso! Vedete, sta entrando con i piedi suoi. Ah, anche.
La vedova Nannina Capazza. Signori, mi è cainata! La vedova Nannina Capazza! Signora più mezzo e più squalo di me, chi ha voglia d'occasione e se c'è mancato ciao 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 con un piacere mano, che se c'è mancato ciao 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 chi mi sposa fa un affare, sono ricca a travedere e po' forte te te una gocca tanto vecchia pare da favore. La guardia chiude l'ora, fa venire a dirti ora, figura ma già sposarla, hai una mosse che uno parla, figura ma già sposarla, hai una mosse che uno parla. Da Parigi, lui ha chiamato e io sono venuto. E chi l'ha venuto? Ma dai, ma quando ti si sarà fra? Ma se mo? Puzza, ma se mo è chiamato francese? Oui. Oh, ma te la vita sta ora. Ci siamo venuti Don Basilio. Don Basilio? Don Basilio, che bello bravo del tuo quartiere. Grazie, grazie. Non siete un prete, siete un santo. Troppo buono. Viva, viva Don Basilio. Viva Don Basilio. Bravo, bravo. Buona Nanni. Ecco, come è stato bello tutto. Allora ci mancava, finché di andare chi è? Oh, la finella e fratello, venivano i pupa testa! Che stai sbagliata, la farfalla sarà messa in causa! Donna Nannina! Che sta? Ma che ne ma tu che mi fai? È venuto il principe! La principessa! Oi! Ma perché non sei sì, mangiato male i figli? Eccolo. Prince, ma viene la bella creatura che faccia la Yangaya? È mia nipota Leonora. Oh. Assente, aspetta. Mia nipote Leonora Vandellina.
la faccia del capo! Zio! Questa cosa che finiva così! Non in faccia là! Io sto buona a casa! Oui. E prima non ha cominciato a tirare! Ma che c'è? Ma che lei? Fatta là! Oh, non mi va lì! Mi piace la nina capace! Si vede panza senza uno schiattare! No, Nanni! Noi ci siamo arrivati a presa, voglione! Non sei riuscito, ti fai abbasso! Sta impressionato! La carriata aprile ci sta la carriata! Felice! Ma fa spizzare in un po'! Ma chi stai scendo? Ci siamo preoccupati! La carriata aprile sta spizzare a fare la cavalluccica! Oh, Nanni! La creatura è stata sempre a demo! Sei che bella rinaccella che stiamo a fare! Anzi, ma non può pure che là! E stiamo a fare rinaccella, stiamo a E va buono, ma perché ti sta sempre triste? Guarda là, arrivi un po', qui c'è lei! Perché? Perché la zia, ai traccacci facevano un sacco, era sacco! Zia, chi è la zia? Ha buttato un cicchio a traccia! Ma come fai? La zia, ai traccussi che qua ci si diverte! Guarda, ti vuoi diverti? Capo Marocci mi darà il fundanello! Mi si è capo morto, caro santo, ci mi darà il fundanello, qui c'è lei! Calmiamoci! Ah, vabbè, ti vuoi divertire? Ma ci penso io, non ti preoccupare! Hai visto, zia, fatela subito! Mi dà fatto! Mi sto trovando vicino a mamma che ha un bitorzo per me! Mi sto trovando rosa! Mi sto trovando vicino a mamma che ha un bitorzo per me! Rosa! Mi sto trovando rosa! Sì, ma credo! Ah, sto trovando vicino a marito che con bitorzo serve a me! Chi t'ha muore? Ma non hai chi t'ha muore? Non credo, dicevo qua! Chi t'ha muore, ci da me! Muori da te, come no, riga a te! Pago ble, pago ble! Pago ble, ma sono tutta nera! Vieni qua! Vieni, vieni, vieni! Vieni a capo, andiamo a chiesto per le valle, stati capo, no, ce l'hai anche io. Per esempio Don Vittorio Francesco. Lasciate. Adesso andiamo un pochettino tutti quanti in giardino, andiamo a prendere un po' d'aria, va bene? Oh, e là ci divertiamo pure un pochettino. Bravo. Nusalom, no, ma usalato, buon giardino. No, dico andiamo, noi andiamo. Andiamo, andiamo bene. Sì, nel giardino. Sì, tu vieni? Andiamo un po' in giardino a prendere l'aria? Sì, sì, vengi, dammi. Andiamo c'è ora, andiamo c'è un po' di indossardina. A fai che? Nessun tutto di volta, ma fanno un po' di indossardina. Non lo fanno l'aria, ma sai che sì, bene! Andiamo a fare l'aria tu now. E c'è l'aria, un po' d'aria, un po' d'aria! Rosa. Rosa. Rosa! Ma bu! Che è stato? Niente. Che è stato? Niente. Che è stato? Niente. O solito male capa! Ah! O solito male capa! O solito male capa! Non mi si avete sentito? Ma... è tutta una male capa, fino a moritiva! Non lo so! L'avete visto pure voi! Stava un minuto fa! Stava seduta qua, e qua, e qua ci stava Don Vittorio! E sorrideva! Sorrideva! E mo? E mo? E mo? E mo? E mo fuori! Giacomino! Che c'è? Tu non hai mai capito niente! Ma perché mi tratta così? E perché? E perché? E perché? E perché? E perché? Perché? Qua uno solo vi può dare la risposta! Perché? Don Basilio! Don Basilio! Don Basilio, ma se sapete qualcosa perché non parlate? Per cortesia, parlate! Ma cosa devo dire? Non ne pensate a sti due capelli! Io veramente non so c'è niente! Ma sì, facete parlare qui! Suonate le campane! Ma quali campane? Quali campane devo suonare? Ma voi vedete che qua ci passate stamattina e non ne cango! Giacomino, sei ancora là? Sì, signore! E vanno in giardino che Cainato e Nannino ti va cercando! Ah, ma va cercando? Sì! Vabbè! Quando Cainato e Nannino mi va cercando, io corro! Dai! Ma dove via? No, e come faccio? Veni, guarda il cassifiore stanno nudo. Ah, è fiore, sì, sì. E poi c'è l'altro che lo prepara. Certo, se non lo prepari tu. Fai la cosa, vai tu, parocco, vengo pure via. Allora io vado. Vai, vai. Vado da solo? Vai, vai. Sto andando. Giacomino. Che c'è? Vai. Vicenzella, Raffilina. Vogliamo mangiare anche noi un po' con il certino? Mm. C'è un lancorino di stomaco, non ci abbiamo mangiato niente. Vediamo se ci la troviamo qualche cosa. Sì, ho visto una pianta di cachisso. Veramente? Sì. Appendiamoci sotto! Fame! A Basilio, non venite? Sì, sì, subito vengo. Com'è messa? Arrivederci. Brava! Brava donna rosa! Ma tenetelo tutto, non è facile da bussare. Don Basi,
con me non ci sta pericolo. Lo so, lo so, lo so. Psst! Madre, è un stitto. Psst! Una volta. Rose. Vittorio. Con queste mani, quale fiore si ammoscia? Vittorio, che ci abbiamo stato. Ma siamo rimasti soli soletti. Ma quale soletti? Quando c'è stato un basì, non si sta mai solo. Ma io tengo una cosa come volla rinda. Ma che è la cavara? Ma qua cavara. E la tiene. Ma qua tiene le cavara. Ma che è volla rinda? Do sangue. Do sangue. Ma chi sa mi parla? E non lo so! Oh sangue mia! Ma c'è sangue di Vettino! Kill! Ma con la rinda! Vittorio! Io avevo troppo attezzato! E non vi siete sbagliato? Ma eri spavorito un po'! Je vais le faire, ma lentement! Come? Lo farò, ma piano piano! E poi basta che è cominciata! Cosa? Vittorio! Vieni da qua! Voi vedete due occhi che sono due brillanti! Ah, così lo facite al russo! E non parliamo alla bocca? No, no, parliamo! La bocca vostra è una rosa incarnata! Vittorio, che se non si può che non faccio mai affettare! E non volete quella che vede negli occhi miei quando scendo più a bascia! E non ho deciso se la vengo a pianta qui! Ma come ci fa? Come ci fa? Io mi voglio bene! Je t'aime, te voglio bene. Vittorio, pur io. Poi che cosa? Pur io te voglio bene. Vieni a casa. Fuglia! Momento! Un momento! Ho capito, vanno tutte le prezze, va. Sto arrivando. Eccomi. Piano. Guaglio, guaglio. Non è un po' come un campanato. Ma non ti senti passato, una scamma dall'altra. Ma sei sotto, ho sempre riato. Andiamo a prendere, piano piano. Carmine! Piano piano. La che? Carmine! Ma chi sono sta gente? Amici miei. Amici tuoi. Che è successo? Che è successo? Che sta? Ma una mano a mettere a chi se sono fanno c'è. Piano piano. Piano spingete, piano. Piano. Iate che mi ha posto le cacche! Non mi muovete! Già mi sento! Come? Non vedi che si va a finire in testa! Lascia tu perdere! Chiamami! 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 Non mi chiamare più! Non mi chiamare per la
Mio cugino Giacomino mi vuole fare sposare per forza. E poi non andare. Ma io saccia a chi non vuole filare. Chi? A me? A Nannina Cavallo? Ma non è che schifo! Avete ragione, ecco. Avete ragione. E tutto questo perché? Per mantenere integro il patrimonio familiare. Non mi piace integra Giacomino, bravo. Ma non si è sorte chi l'ha creato. Ah, tu qua stai? Oh, e come stai? Ecco. Ferdinando, puoi andare, va. Posso andare? Sì, signore. Peppe! Ciao! Ehi, a te! Ti pare che sia l'orario da presentarsi? Faccia pazienza, mi sono fermato per strada a bere un goccio di champagne. Ah, un goccio? Un goccio. Un goccio? Tu devi fare una volta di champagne? No, un po'. Comunque, pensiamo a noi, che devo fare? Lo to, non lo to, questa non è ufficiale. Faccia pazienza, fammici pensare un altro poco. Papino, ma perché non pensare? Ma tu hai capito o non hai capito? Se non ti scuso a cainata ma nannina, addio festa, pasticciolo e tutta la bella vita presa, capito? Io non capisco perché. Perché tu hai pensato proprio a me, avanti, perché? Bravo! Mo mi hai fatto una bella domanda. Ecco. Stai imbriaco, ma veramente mi hai fatto una bella domanda e io ti tocco la risposta. E ti rispondi. Tu, se tu ti scuso a cainata ma nannina, sì. Tutto il patrimonio passa a te. Certo. E ti riflessi pure a me. Ah, ecco. E io cado pure io. Perché in caso trovate? Perché non facciamo una cosa? Che io faccio un riflesso e tu la sposa. Se può pufo. No, faccio vero, io sono sposato. Puoi sempre divorziare. Ma mi piace. Finisci di fare un simpata. E non va pure, guarda là che ci stanno due o tre muscoli che la ronzina a tua. E se gli sa mangiare, se non parla. Ah sì? Questa è la risposta tua? Sì, questa è la mia risposta. Non devo dirlo? Assolutamente no. Definitivamente? Definitivamente sì. E mo da concepire questo. Scusa, vedo. Hai stesso stambriato, come scusate. I denti le piezze fumano uno, ma i femmini, i cappesci andanno, i cappali, i varietà, mi sposavo a pazzo, ma mi ha posto lì in bocca a capire, mi ha preso il giorno non lo voglio, già faccio. Ma che non vai, Anna, non c'è con me, ci faccio la faccia la festa, solo per me. E giovinotti ti vorranno aprire se ti hanno visto una bella femmina che da stravi va arrestando sto solo camminando a 3 o 4 ore da stupendo i giardini ci sta nessuno ma che quello che sta di lepre ci sta nessuno proprio ma mamma io quando la roba mi ha fatto accattanza ci manda gente a me appressando e chi si che è uno nuovo ma non è come lungo. È un militare, sarà la cavalleria. E sa come cavalca chi sta. Ma non è come lungo,
vieni a cosere. Levati la giallettina. Ma non così subito su? No, 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 no. Ma ci faccio? A che pirre no. Cos'è a che pirre? A che pirre no, a che pirre dalle vie. Ma che è? Anni, pirre, anni. Anni! Ma non mi ha chiamato Anni, grande dimità. Ma scarzone! Ma omma, omma, omma! Dimmi, dimmi che sono il tuo uomo. Ma non mi stanno ma più bucate e mi voglio fornisci. Dimmi, capito? Dimmi che non vai a ladri, che fai a me? Ultimamente, posso passare niente, voglio! Fino a distarti niente. Mi sono 20 anni che sto vedendo, Dio sa che ma non ho bene. E capito, no? Accostati, e dimmi, dimmi tu, tu, tu Anni che sogni? Tu, allora con me, che caccia sono, che caccia sono? Sì, sì. Io mi sono per un, ma non mi fate squadra buona, mamma mia, che cestino, che cestino! Caccia fa? Accostati. Ok, piano piano. Abbracciami. Abbracciami, piano piano. Abbracciami, già facciamo. Ma io sono prurica. Dammi un bacio. Dammi uno là. Avvicino. Come uno! Avvicinati! Ma ferma! Dammi un bacio! Mamma mia, come sei guarda! Dammi un bacio! Finisce! Allora! Ma io sono tutto fuoco! Ah, faccio pigliare bene! Finisce! Capito? Finisce! Dammi un bacio! Non ti faccio una cosa! Stringi! Ti rompo, mamma mia, ma è bambina! Quanto sei bella! Smettila! Sei bellissima! Mamma mia, che siamo maturati l'anno proprio! Ma cazzo c'è! Dammi un bacio! Dammi un bacio! Stringi! Ti faccio più! Chi? Chi? Andiamo noi! Ma però, chi è? Chi siete? Ho fatto troppo ardore! Chi siete? Ho fatto troppo ardore! Sei appaurata! Chi siete? Ma non nomi, i nomi, chi sono? Fammi una voce, così avete detto poco fa! Non ci manca niente più! Oh, caro! Oh, che sia sopra, che sia sopra! Fermatevi! Non vi avvicinate, chi siete? Chi sono? Ma come? Ma come parlano, parlando? Come chi sono? Chi siete? Sua canata in anni. La vedo! La vedo, ma... hai trainato! Hai trainato, ma non poco, che quattro volte ti vuole parlare un po' di... Ma chi? Ma cosa sono queste cose? Catana, qui non mi accada più una cosa, non mi preoccupare. Aiuto! Aiutate! Vuole restare solo! Mi si mette l'occhio! Ma che l'occhio di caccia come mi sta trattando poco? Non ti preoccupare, capite? Subito venne, subito venne, non ti muovo! Non ti muovo! Non ti muovo! Chi si fa mai io? Allontanatevi! Ma fai scintilla, ma fai scintilla! Ehi, ma questo è... Non ti muovo! Che schifo! Ciao capo! Bello! Che schifo! Geppi! Geppi, guardami un po'! Ciao capo! Ma che pazzite che sei pazzi! Che se volevo io per mia cugina! Ma che sei pazza! Ma quanto è brutta, avete visto quanto è brutta? Ma è proprio brutta, brutta, proprio brutta! Bella! E beh, com'è bella! Maronna, quando è bella! Ma... Mi pare Marte, dio della guerra! Ma pace, non bagna, mi stessi giocando un brutto scherzo! Signorina! Sì? Permette che... Oh, che mi presenti! Prego! Sono il tenente Peppe Russo, ai vostri ordini! Molto piacere! Eleonora Vannellese, come c'è storiesta! Scusate! Minuto lo capece! Ah. Quanto siete belle, signorina! Grazie a vostra! Ma che sta succedendo? Ma che vecchio rosso rosso! Ma fosse vista l'amore! Signorina! Sì? Voi non potete immaginare l'aria fresca e dolce che avete buttato da questa casa! Oh, ma che merda! Ma... voi siete della casa? Non è... Sono il cugino del padrone di casa, Giacomino. Vuoi tuo cugino, Giacomino? Esattamente. Che bella cosa. Vi posso fare una confidenza? Fate pure. Io mi sento tutto un fremito. Pure io? Sì. Mi sembra di volare. Pure a me? Sento suonare. Io te rapi. Non mi hanno tozzoliato, no. Mi chissà suonare? Sento suonare. Show, mi stanno suonando le campane. Ah, io festo carmo. Non da chiesa. E dove stanno suonando? Stanno suonando dentro di me. Ah, dentro di voi? Che forse mi stanno annunciando che questo sarà l'amore. Ma adesso pure io le sento.
Ma che sarà? Sì. E che sarà? Che sarà? Sarà l'amore. Ciao, Gumi! Maria, capito? Ricordati bene che quello che ti ha giurato non l'ha dato mai nessuno, non l'ha dato mai nessuno. Nanni, ma tu la stai luccando su, ma che è? Vieni a casa, ti stai tutto mezzo, tubercolosi. Vieni, muovo, parlare poco a qua tu e ci fa poi di cavo, ti sotto la mano, coppa. Poi c'è stato che voleva una buraca. Ma chi? Non ho capito. Voleva una che Che pirra di? Oh, 44 ore, state zitta, che pirra, che pirra. Ma dove sta che pirra? Non sa. Non sa. Ma sicuramente adesso è una cosa sporca! Io nego tutte le accuse! Voi come lei! Sì, sì, sì. Voi come lei! Che no, a lei che non ci può fare niente! Non ci pensi! Non ci pensi! Che fa? Ehi! Come osi a negare? Annanzi a tutto quanto! No, signore, come osi negare quello che dice Cainate? Ma mi stai dicendo? Noi come fa? Nega sempre, senza dietro l'aiuto! Io sento che sei andato fuori che la mattella morta! A principessa Rosa Ciccio! Hai capito? Insieme alla principessa, la zia! Che la davo colone e chi l'ha di parti la girosi! O principe Rosa Ciccio! L'hanno imparato bene! A che la mattella morta! Chi è? Sulu ti sbaglia sezzi cozzi cane! Ma che ammalo! Non l'ho capito! Tu! Di me parla di nipote! Ti ha la bocca cavarra! Ne capi? Sì, tu! Funiculare senza corrente! Io tengo corrente! Calma! A me! Sì, io ti prego! L'etichetta! Ma tu guardi che tu hai contato! Ma mi dà mezzo tu! A me ruffiano battilo! Pienne le sopra zucco! Picchi un'amma da peggio! Ma picchi un'amma! Principe, mettete almeno voi! Noi apparteniamo a un'anche di un coppo! E quando parlo con noi ti ha mettere una tua nascosta! Non bacio! Nannina, adesso basta! Sono stato io che ci hai fatto perdere un po' di tempo. Oui. Ho aiutato Donna Rosa a tirar fuori il pezzo tosco. Ma no! 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 Ma Come le vuoi tu, con le tue mani? Vieni, 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 vie
andiamoci un po'. Ma se si nuota la mezza prima mazzata sono le morte. Ma andiamoci bene. Ma va bene, va bene. Ti lancio meglio un altro. Non c'è sta nessuno che è fermo, che ritorno! Fanno dare una chiesa di sopra! Ma non è successo niente! È arrivato un momento che ti ha scassato la legge! Soccorso! Disinfermazione! Ma per favore, non alluccate! State a volte! Ma che sta succedendo tutto questo? E portiamo da me! Silenzio, valla dama! Che stai? Ho vinto! Se non arravoglia, esci a te! Ma se arravoglia tu! A te! Un po' di ti convegna! Non sono abituato a queste volgarità! Ma chi è che si è abituato a lui? Ma che è la sua vogliono da me. Io questo non l'ho capito, perché signori, ci dà verità, sono una donna garbata,
Ma che borice del suo fatto? Eh sì, Anno? Non sono garbato, no! Mono rigonato! E prete come parlate? Perché tengo i buttafuoco! Sono bella! Perché sono bella! Suscito qualche cosa agli uomini! Ma suscito soltanto, che io so! Non succede mai niente! A volte parlo in bucatura, ma che volete fare? Niente. Ma siete delle cose proprio, delle cose per dire agli uomini, guarda un po', ma guarda, guarda qua, tocca, ma cacciato qua! Ride qua, ride. Robby, io non mi sono fatta niente, eh? Tutto naturale. Non è che tengo il pompo della rete. E signore, signore, cazzo compri niente. Ma eccoci qua, tanto così, vedete? Abbiamo fatto una festa, prima di poco che si tratta. Insomma, non ho chi mangia la pizza soffessa, io sono scemo uomo, ma che buona, me lo dico così gentile, non mi ingazza mai, perché non mi ingazza mai? Donna Nannina! Chi è? Donna Nannina! Sto qua, Donna Nannina! Ma perché tu mi va a calare? Ma che fai un passare la macchina, ma che buona! Fuori c'è stato un Basile, che faccio? Faccio trasì? E che faccio? Muori, 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 faravo, faravo! Non lo so! Di mani in macchina, faravo, muoviti, fa quanto tu. In un anno è stuscia, ehi! Basta! Stuscia! E Don Basile, che faccio? Lo faccio trasì? Faccio un stato per fare trasì? La gente viene che lo faccio trasì! Grazie, grazie! Prego, Don Basile! Don Basile! Prego, accomodati! A te piglia sta roba che hai battendo, non ti voglio più vedere qui dentro, mentre parlo con Don Basile, capito? Pace e bene! E mi dai la via di tuo fratece, vai! Se ne hai più la roba che hai battito. E stai per salutare? Ma che salutare? Salutare il capone, salutare il capone miei! Guarda, vedi più la roba che non venire più, capito? Non te ne devi andare! Io te lo mando, scemo, te lo mando, capito? Ne hai? Ho capito. Te lo mando! Guarda, guarda, arrivederci nel momento, arrivederci! Le pure la cameriera, ti vengono appresi, non so quanto, guardatemi! E io sto passando, Don Basile mio, che c'è te? Io lo vedo, ma mi dovete calmare un po'. Dovete calmare. La curatello, pancreasi, già faccio tu. Guardate, visto che bande è scemo che c'è anche il cantino. Capisco, allora, Don Anni, ma mi dovete calmare. Non mi fa bene. E lo fai che te ne puoi chiù, ma che tutto questo nervosismo è una guerra, non mi fa bene. È una guerra, Don Basile, è una immagino, guerra. Immagino che vi dovete calmare. Don Basile, mi faccio fatti chiamare perché ho bisogno di convidarmi con voi. Mi volete convidare? Sì. Confidatevi! Sì! Mi volete aprire? Sì! Apritevi! Sì! Mi volete chiudere? Sì! Chiudetevi! Qualsiasi cosa con me confessatemi! Quanto è bello, ce l'hanno fatti cantare, Don Basile! Ti è piaciuta? Assai, la gente chissà quanto va per una messa a cantare! Per voi gratis! Invece con me siete venuti che me l'avete fatta! Grazie, grazie. Io ho visto un po' giù e ho detto bisogna cantare. Che premio. Grazie, grazie. Grazie, grazie. La chiesa nostra deve essere orgogliosa, tenendo premio con me. Vi ringrazio sempre molto. Bello, guarda, siete un santo. Non sono un santo. No, siete un santo. Non iniziamo, non sono un santo. Siete un santo. Quando morite, che ho fatto Fiorello, lo faccio mettere, non vi preoccupate. Don Anni, vi ringrazio. State pazziando. Vi ringrazio, ma non sono un santo. Che santo, Don Basile, e niente, ha chiesto la mano, nonna. Va, ah, datemi un pochettino la mano santa, la mano del cuore, datemi un po'. Non è una mano santa. Oh, ma non è come cavolo, che c'è? La tenevo in tasca. La tenevo in tasca, non è vero, non è vero, è proprio la santità che passa per cardino. Va bene. Ma che bella mano, la mano del cuore. Come dite voi, ah, ma quando si tengo, ah, bello, bello, bello prete. Grazie. Che bella mano, 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 mano. Grazie. La mano del santo. Una mano normale. No, no, quella è una mano santa. Mi sa come dite voi. Accostato. Don Anni, non mi preoccupate, accostato. Io non mi preoccupo. Don Basile, accostato. Don Anni, non mi preoccupo. Accostato. Don Anni, non mi preoccupo. Don Basile. Don Anni, non mi preoccupo. Mettitelo da la mano. Ma voi siete matti, c'è tutto il tempo del Donne Maria! Ora siamo nei spilli, cazzo. Che succede? Ma quale spilli? Ma che avete fatto? La mano a piedi, Don Basile. Ma siete fatti? Siete pazzo! Don Basile, scusate, ma che cosa avete capito? Quello che avete fatto? Quello che avete fatto? Ma cazzo fatto? Don Basile, per favore! Ah, ma allora voi siete in malapetto, che avete pensato? Ma non vero, ho proprio l'avete fatto, vado, l'avete ma fatto. Ma con te sì, ti potete essere il gioia e don Manacchi, se per favore. Ragazzi, scusate.
però la mano in petto l'ho fatto mettere per vedere un pochettino questo cuore come fa. Oh, per vedere il cuore come fa. Ma che volevo vediamo passaggio da casa. Come fa? Come fa? Come fa? Tum-tum. Accelerate Cassino, Don Basilio! Signore, come fanno tutti i cuori, questo volevo dire, signore, così fa Don Basilio, parliamoci chiaro. Guardatemi bene in faccia, voi mi conoscete da tanto tempo e da tanto tempo. Mi confesso con voi, Don Basilio. Io le so le cose. Don Basilio. Ditemi. Don Basilio. Non le dite. Il mio cuore sparpetea per un uomo. Per un uomo? Perché per una donna? No, no, ditemi, raccontatemi, chi è quest'uomo? Ma chi è? Se io posso sapere, a chi sei un fiancio? Ma ora devo sapere dei miei fedeli, raccontatemi. Che sapere, fedeli, che volete sapere? Chi è l'uomo? Chi è quest'uomo? Accomodatevi. Grazie. Accomodatevi, a chi sono prevede? Santo siete non un santo. Sono un santo. Siete non mi faranno santo. Speriamo, ma ad oggi non volete lo so. Volete sapere? Ditemi. Allora parla tu per me. E io che ne so, ci hai fatto questo? Fatto me, parla, guarda tu qua il cuore. Ah. Parla tu per me, fido Cupido, eh? Hai capito, no? Che il tuo coso prendi il cuore, cruro, e me la mani in dofo. Ma ci muovo, quindi che patane, Don Basilio, Don io vi ho chiesto semplicemente di chi siete innamorati. Ah, non me lo posso dire, non me lo posso dire. Confidatevi. E appena mi questa cosa, ora mi va a ballare. State calma, confidatevi, Don Anni, state calma. No, dipende da un'aritmetica, il cuore mio, non okay. Un'aritmetica. Non era mia, non da aritmia. Che cosa? Hanno cambiato la parola. No, se non dicono niente a nessuno. Cambiano le parole. Prima si chiamava aritmetica. No, ma signor, donna Nanni, se siamo chiamata aritmia. Aritmia, tengo un'aritmia qui dentro. Quando sento il nome di questa persona, bum 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 bum, oggi voi, ma non è un rapido, non è un accelerato. Ditemi, ditemi, chi è? Di chi si tratta? Non me lo posso, appena dico il nome, vado in terra. Sto io qua, lo volete sapere? Ditemi, raccontatemi. Don Basilio, venitemi forte. Mi mantengo, mi sorreggo. Oddio! Come da succedere a me vicino alla chiesa? Ditemi, dite. Il cugino di Giacomino. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh. E agita la barzelletta, che è? Non dico! Oh oh! Oh. Peppe Russo! No! Come no? No! O cugino di Giacomino e Peppe Russo! No! Come no? No, dico, no, non lo dite! Peppe Russo, Peppe Russo, guarda che l'aritmetica. Aritmia, aritmia. Oh, madonna, non ti sta fermo, fermati, fermati, fermati. Fermati, come si chiama? Peppe Russo. Oddio! Che è? Avete messo la tetta. Ma nonna mia, volendo appiccicare ieri si hanno fatto con cuzzizzo. E c'è tutto il peccato. Donna Nanni! Ma no, questa tetta qua! E qua la tetta? Questa tetta qua, la tetta, la tetta! Ma no, Don Basilio, mi siete tirato a carello, miserino! Scusa! Ma già ti ci baci! Don Anni, questo è un dono di Dio! Ma quando dono è di chi se lo danno non fa legname! Don Basilio! Aspettatemi un po' che non ho pezzo soltanto la testa! Raccontatemi, cosa altro avete perso? Raccontatemi, Don Anni! Don Basilio, voi mi dovete dare una mano, ecco! E cosa posso fare io, povero prete? Povero prete, povera chiesa, poveri fedeli! Don Basilio, parliamoci chiaro, che lo sanno tutto quanto, pure il prete la vita, a chiesa stanno non può finire nare. Non scherzate, non scherzate. Altra volta ho visto un prete, amico vostro, una cacavella, no, più pensavo che era papà, era un anello d'oro. Non scherzate, non scherziamo. Non scherzate, quanto vi prego. Dobbiamo fare qualcosa, Don Basilio, guardate, voi mi dovete fare in modo che voi posso sposare Peppa, voi mi dovete dare una mano. Vedete, io questa festa non l'ho fatta soltanto perché li volevo rivedere. Calmati. Che si quattro morti di fame non ne voglio avrei. Guarda, mi stanno voluti 50 kg da lavoro. Quante mazzate, quante mazzate. Mamma mia, si hanno schiuato niente di meno una piantica che sto là fuori. Ma adesso per favore ce la giusto mettere fino, sono in plastica. Meno male, meno male. Che cacchissima è plastica. Voglio vedere che si mangiano, mo. 50 kg da rallo, zogno e pepe. E poi l'ultima tutta vista non ce l'hanno chiamata appresa. Vabbè, ci ha aggiunto. Ma c'è un tarallo che a Dio sa. Quando arrivavano qua rimbalzavano, non sapete come lo si immagino. Ma quasi fermavano. Lasciamo prima, perdere, donne, andiamo avanti. Lo so, alzo un po' la gonna, non guardate. Fate come volete, io non mi guardo. Non, non, non. E quindi mi dovete... Serena, si vede tutte cose. Donne, andiamo avanti. Andiamo allora, avanti. Don Basilio, voi dovete darmi una mano, un pensiero, un qualche cosa, dovete trovare a fare in modo che io possa sposare Peppe. Ho capito, donne.
Allora datemi il tempo qualche giorno per pensare. Io non state pazziando, che stiamo comunque punto a buttare una carta, ma devi uscire subito su. Così subito su. Subito su, chi lo mai è successo? Tanto giardino, pure. Se qualcosa va con lo somma quello che sa. No, nanni, non scherzate, vi voglio bene, non per. Ci faccio chiudere, ma sì. Sì, fatemi pensare. Ma si fuoco avanza. Oh. Che quello dobbiamo fare, è quello dobbiamo fare, mio caro Don Basilio. Ma vi dovete calmare in tutti i sensi. Il fuoco non va solo così, va a cane là e sale, là e sale. Dio, perdono, Don Basilio. Fatemi pensare. Fatemi qualcosa, pensate subito. Io sto pensando. Una cosa è pressa. Sì, una cosa. Avete pensato? E voi muoio. Ma non è quanto tempo ce la può pensare Don Basilio. Non è che ha fatto pallone con questa manita e chi lo si compie. Ho capito, ma non lo facciamo sgonfiare. Ma fatemi pensare però. Vabbè, pensate bene. Sto pensando. Avete già pensato? Ma voi state qui a rete. Basilio! Muoviamoci! Allora, si raffredda tutto. Scusatemi, alzo un pochettino la... Faccio finire che non lo sento, Don Nanni. Ja, parlate. State pensando? Che? Ma se andiamo da nessuno, cacciare si mano può finire, via per favore. A destra, no, no, non dai, venite a qua. Luigi, non vedo patatenne, attenzione, ma stia il gatto a fare. All'ultimo a tutto faccio un mazzo. Bene, bene, bene! Che è successo? Che è successo? Che è successo? Qualcosa si può provare a fare. Oh. Che cosa? Allora, donna, ascoltatemi bene. Sì. Io vi creo l'occasione per farlo solo qui. Solo con lui? Qua, nella stanza. Oh. Bello, bello. A tutta la luce di venti. A tutta la luce. A tutta la luce. Appegnere la luce! Appegnere la luce, ci metto io! No, triti un albero! Un albero devi ricadere, un albero! Lui va vita, tu lamenta, ricordare la parola d'ordine! Oh, signore mio, qual è la parola d'ordine? Un'anima e un corpo solo! Oh, pazzo! Chiesa pazza! Ma non faccio, appena un controllo spara a chi? A chi avevi mai sparato? Ma ti ho detto un'anima e un colpo solo! Non è un'anima e un corpo solo! Non basico, ti dico una pianta e plata, non mo, per favore! Ma che si crede? Un corpo solo! Un corpo solo! Guarda, su quante tutte cose, a re, a p, a t, ecco te! Ma scusate! Don Anni, mi raccomando, guardate la, la voce perché va a finire che mi chiamate in un potente, oh, poi mi avvisate! Sarò un soprano! Va bene! Ah. Un'anima e un corpo solo! Ma che state combinando? Facendo il soprano, vedremo quando faccio il tenente. O che? Il tenente. O tenore. E tenore si dice tenore. Tenore. Ma se n'è la parola, il cagno ne dice tenore. Non è niente, non è niente, stiamo chiamati a così. Sempre così. Tenore. Pensavo tenente. Non è una cosa importante è che poi vi fate trovare abbracciata con lui. Oh, cosa importante, la prima cosa che faccio, appena lo vedo un grambo. Va bene. Subito. Dunque. Sì, dite. Quando io sentirò la parola d'ordine. Sì. Un'anima e un corpo solo? Vengo qua. Sì. Vengo la luce. Chiamo tutti gli invitati. Chiamate, chiamate. Accendo la luce. Sì. Una volta che loro saranno arrivati qua e vi avranno visto abbracciato con lei, non potranno far finta di non aver visto nulla. Oh, 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 mi piace, mi piace, mi piace. Madonna, la chiesa, eccoci te, sta chiesa, eccoci te, ha capito come song, e subito sta facendo fatto, bravo, bravo, temerario, ma mi piace. Però, chi? C'è un però. Sì, un però c'è. Non mi fate preoccupare, Don Basile, che però ci sta, per favore. Non è la mia preoccupazione. Qual è? Che stando qua. Qua, nella stanza. Nella stanza. Da solo. Solo con lui. Io e Peppa. Voi sì, con la luce sudata. Con la luce spenta. E abbraccia. Voi l'abbracciamo. Mi butto la mano a destra. Non... La metto a sinistra. La mano sotto, la mano a coppa. Calmiamoci, non mi preoccupate, tanto quel nel buio che pere in mano. Don Anni, sì, quando a un certo punto ci mandate in mano per tutte parti, che può succedere? Da subito violenta. Oh, puzzate passanelle, che sia preoccupazione vostra. Cioè, posso vedere. Don Anni, non scherzate. Non scherzate, Don Anni. Ma che già scherzate? Sono 20 anni che sto aspettando che... Don Anni, è peccato, Don Anni, è peccato. Ma peccato, peccato. Qua peccato, Don Basì. E papà, che si è raffreddato tutto, fuoco si è andato piano, no! Don Anni, questo non ve lo suggerisco! Non mi ha suggerito, non mi preoccupato di chi? Don Basì! Ah, oh, quello poi, sì, facciamo finta di niente, Don Basì! Mi raccomando, Vedi come stai?
E l'hai in due giardini? Bello, Peppe. E l'hai in due giardini? Sicuramente l'ha fatto via collo perché la cessa, sicuramente. Ma non è lì, no. Non è, vi prego. No, vabbè, perché la cessa. Voglio restare solo con i miei pensieri. Ma sì, non sta. Vuoi restare da solo? Sì. Allora ti posso dire una cosa davanti alla chiesa? Al prete Don Basile te lo posso che dire? Che lo posso dire? Ma vuoi restare da solo con i tuoi pensieri? Esattamente. Bene. Don Basilio. Piano piano. Datemi la mano. Che non tremate, fare? Adesso devo dire una cosa pesantissima. Come ti ho detto io. No, non mi preoccupare. Ma che guarda. Eh no, cosa quando si metta, forza metta, forza scherziamo. Vada, vedi, te lo dico davanti a Don Basilio. Sentiamo. Una cosa che mi viene proprio, non lo so. È difficilissimo dirlo. Non lo vorrei dire, ma lo devo dire. Dichiaratevi, dichiaratevi. Allora dimmi, non gli andate a andare quando è che state loro per fuori, non mi tirate, non mi scacciate, non mi state fermi. Dichiaratevi. Peppe, lo dico davanti a Don Basile, se le cose stanno così, caccialo fuori. Ma caccia, donna Nanni. Donna Nanni. Passate un anno e non. Donna Nanni, vi prego. Il pensiero, cacciate fuori il pensiero. No, facetevi capace. Luate questo pensiero che vi servisse niente il cervello, perché per me ci vuole ben altro. Avete capito, ma no? Ho capito. L'ho detto chiaro chiaro. Ho capito. Luate questi pensieri da niente il cervello. Va bene, mamma mia, come stai? Tutto veleno. E questo che è? Non preoccupare adesso per farlo tirare un mochettino su, facciamo un bel gioco di società, va bene? Va bene, va bene. Così ci divertiamo un po'. Avanti, ai da camerelli, ai da cucini, ai sotto e piante i cagis, sono le plastiche e i cagis. Mi dici che dobbiamo fare un bel gioco di società. Un bel gioco. Un bel gioco di società. Bella, a me mi piace un gioco. A me non male che lo piace, me. Gioco di società, sì, una donna. Ma mamma, pure voi, è bello. Non lo capisco. Che facciamo? Un momento, a una volta, con tutto quanto, per favore, bravo tu. Che c'è che succede? Che c'è che succede? Io non ci capito chi se perché va là così, magari. Vuole sapere che vuoi fare. Ma che vuoi, un bel gioco di società. Ah, bene, bene. Zio, venite, Donna Nannina ha organizzato un gioco di società. Sì, sì, lo facciamo tutti insieme. Donna Nannina, io ne conosco uno troppo simpatico. Ah, non va. Ci giocava il compagnello Mary Dobulet. Ah, il compagnello Dobulet. Bravo, mi sentite? Deve essere un indovinello. È un indovinello. No, no, allora nascondino. No, e allora ci non ti può spazio. È che la casa che sei. No, ma non è nascondino. No, è acchiapparella. Ma no. È mosca cieca. Tanto zitto, mosca cieca. Ma mettere le panne all'altra volta, ma riappa. Tanto zitto. È un gioco molto intelligente. Bene, bene. Però non so se va bene per voi. Oui, oui, oui. Ah, dice lei, chi ti ha fatto a te? Ma perché non fai parlare? Ma va bene, calmiamoci. Noi lo adeguiamo. Bravo, giusto. Sì, lo adeguiamo. Lo portiamo alla loro portata. Sì. Hai ragione. Allora lo spiego? Sì, sì, spiega. Sì, ehi! Ehi, spiegami, sei la regola, guarda, devi spiegare tutto qua. Non tu vai, sei capitano. No, lo spiego. Andiamo. Allora, ma facciamo la morta, la spiega tu vai. Donna Nannina, a chi va sotto? Tocca pensare, non so, al titolo di una canzone. Ah, il titolo di una canzone. Un film. Un film. Un'opera lirica. Un'opera lirica. Ma non deve dirlo. Natalizio. No. Cazzo facciamo a fare questo? Donna Nannina! Donna Nannina, deve mimarlo! Mimarlo! Donna Nannina! Non passa niente! Se muoio! Ma che buco! Come si dice a Parigi? Mimò, mimà, mimare! Ale! È un gioco spagnolo! Elena, bella zi! Ma non sfugge, ma già sto con Jess! Parla terra a te, via! Mo che buono in questo palazzo! Ma siamo tuoi amici! Ma che è tu, male terrato? Su, su, forza! Donna Nannina? Chi è? Donna Nanna, sono chi? Voboschi. Mia nipota vuole dire che mostra che uno fa uno poi capisce che uno morisce. Ah, quando uno parla italiano, quando uno parla andiamo! Bravo! Mimo mi mesci, mimo mi mesci! No, che si sa da sta zitto, prima! Ma francese! Che sei scemo, lo francese! Ma comunque l'ha capito! Allora, signori, che vogliamo fare? Vogliamo far cominciare la donna Nanni! Oui, oui, oui! Nannina, lo sapevo! Facevano iniziare a me. E io adesso faccio per loro una cosa bellissima.
qua ci stanno tante persone della mia stessa età sicuramente, vero? E beghi, beghi, ci stanno. Dunque, anche se hanno spento le luci, vi vedo. Dunque, adesso, il proverbio che io debba poi mimare, mimaci come dice Kiss, è difficile farlo, però io ci devo riuscire. Io dico solo una parola, quindi dici che l'ha presa, vabbè? Gallina fa un uovo. E che sto mamma fa? Faccia bere, che succede? Pronti? 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 Oh, nonna mia, c'è da pegare, prendi a cominciare. È una canzone, no, per la linea, avanti, cre. State zitto, mannati roccio, per la rossa, cre. Ah, è un proverbio! Buoni, è un proverbio, faccio tutto qua! A me non mi ha subito facile! Proverbio, conti, conti! Vado a concentrare! Una cosa vado a concentrare, quello a me, prima c'è stato io! Sì, Peppe, devi concentrare su te! Regarde! Ma chi è che è da ragazza? No, regarde, guarda da esse! Ah, regarde! Tattazzi! Pardon! Abbiamo iniziato. Iniziato. Che ha iniziato, papì? Sono facendo pochi allenamenti, se non gioco che usate a fare. Ah, si sta riscaldando. Che sei? Hai tuffo. Ma non mi sta avvicinando. Sta zitta, ancora non c'è cominciato, capito? No. Siamo calmi. Sta riscaldando. Oh, mare in tempesta! Vabbè, ci diciamo chi? Suave! Sto riscaldando, capitano! Ma non mi sta là! Ma non mi sta la gente che capo sotto in gola! State zitto! Monsieur, principe, ne pas le mer! Ma non la me! No! N'est pas la mer, non c'è il mare! Il mare in francese! Il francese non mi dice non mare! Allora, andiamo avanti! La prima parola, prima c'è la prima parola. Con la mano, non ci fai sì. Sì, ho bisogno, perché è una cosa che mi ha già sforzato, capito? Quindi la prima parola, signor, che è la mano. Non si capisce. Ma se guardavo tu, usca proprio. Ma come fa? Lo schiaccianoci! Ma non vi sti cazzo di noci candente! Non mi ricorderetevi! Uffa! Danna nanni! Ma è troppo poco per fare l'indovinazione! Non mi già faccio più questa ma prima parola, un animale domestico! Un gallo! Ah, sei vicino! Allora un capone! Un peppe per un'anteccia! Vabbè, ma un piccolo aiuto ci vuole! Va bene, mi dai piccolo aiuto! Allora! Tu sei già che non so che viene di sotto a lei! Allora signore! Animale domestico! Smetti! Aspetta, non è la parte! Ma vedi un attimo, si sta zitto! Andiamo avanti! La vacca! Guarda, volessi prendere una vacca che fa l'uovo! Ma è la gallina!
Hai indovinato? Bravo! 1-0! Bravo! Gallina, gallina! Bravo, bravo! Brava! Quello lo fanno in collegio! Nanni, in verità l'avrei indovinato subito, sì. Ma poi mi sono confusa in mezzo a tutti questi lava, lava. Si dice la gallina, e non la ragione, ha ragione, ha ragione! La gallina, gallina! Ha ragione, Nanni! La prossima volta parlate con la lingua della madre! Ma perché mamma ti parla? Signor, donna Nannina, per cortesia, ha detto è una festa, è francese. Dobbiamo divertire, è una festa. È una festa. Ma mi sembra questo il momento di mettere le mamme in mezzo. Ma quale mamma? La lingua mamma! Dai, ti che l'hanno detto! Dai, dai, hai capito? Non vai su che caffè? Ma che ti hai? Manteniamo un contesto. Ma vedi le mamme non c'è. E mamma l'hanno lasciata sta! La lingua madre l'ha spiegato così bene. Andiamo a gallina, 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 seconda parola, seconda. Ah, parola apris. Gallina. La parola apris. Gallina. Vediamo. La parola apris. Gallina. La prima parola. Sta zitto, capito? Pardon, pardon. Ho già appresso, la prima parola. Pardon. Ma già concentra, che si fanno così. Andiamo a pre. Andiamo. Questi ce la fanno. No, ma se sente buono, questa è la gallina. Che siamo la gallina. No, è ancora la gallina questa. So che le capizze che non dè. Gallina. Gallina. Zoppa! No, stai vicino, mi non dice. La gallina che tiene lui. Non signor. La gallina addolorata. E vuole la passione. Ma che state dicendo? Ma perché fai insipito? Perché guarda da me. Perché guarda da me. Guarda. Gallina, gallina. Ha avuto una trombosi! Non signor! La sono venuta in commorzione! No! Te una paralisi! No! Te fa il malerino! Te una pepitola! Sta povera bestia ci manca soltanto l'estrema unzione! Morta! È morta lì! Don Basilio! È morta lì! Ha detto morta! Sta facendo giaga! Don Basilio! È morta! Don Basilio! Mo, te ne parte questo finale, ma che sto poco! Ci sono, ci sono, ci sono! Vecchia! Gallina vecchia. Hanno fatto anche una adesso. Brava! 2-0! Brava, Leonardo! Ma mamma! Non ci faccio più! Ma mamma! Sta di potrami! Ehi! Da una nascita bellata! Calma, 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 Nina! Hai tramuto! Te nasci bella tanta! Intelligente! Sei calcio. E tanti non so. Ma pure lì. Andiamo avanti. Gallina vecchia, gallina vecchia, mo, gallina vecchia, mo, a ma figura fa, come ci fa? Gallina vecchia, cadrizio, il luogo sbetto, no, gallina vecchia fa. Ha ci capito, ma io sono sicuro che a me qua dice quello che c'è lì e vi faccio vedere che succede anche qua. Pronti, siamo pronti. Gallina vecchia. Hanno capito, c'è. Gallina vecchia. Ma si fa, Ma si può camminare? Ma no!
faccio? Gallina, metti, ma no! Principe, non torniamo più! Ma non davanti qua! Venite, sciaffi! Adesso ve lo spiego io! Gesti volgari! Dovete finire! Basta! Mamma mia, quando va l'anno? Adesso ve lo spiego io perché io ho capito! Che spiego con P? Fate attenzione col quello! Fate attenzione come fate con la... Donna Nannina vuole dire, gallina vecchia fa. Ah. E che sei nata? Possiamo dire? Bravo, però che peccato che non ho indovinato io. Viene liscio liscio. Che? È dispiaciuto che non ho indovinato. E ancora mi c'è. Non panco! Donna Nannina! Oh, quanto si fa rossa! Donna Nannina! Ma già riuscirà a forza stufata! Ma insomma! Chi è? Donna Nannina! Quanti altri paroli ci mancano? Non capisco che sbagliare! Quanti altri paroli ci mancano? Quante parole ancora mancano per arrivare alla fine? Così lo dice. Ci mancano due parole. Due parole. Gallina fina, vecchia, vecchia, non fa dei gesti. Un po' dietro. Prima abbiamo fatto e basta. Ma già fa gallina vecchia. Fa. A preghiera. Ma quando mai le bestie hanno pregato? Quando mai? Prego, ne prego. Ha ragione, non basta, si sapesse quando le bestie prego. Ma dove non danno? Avete finito? Fa parlare. Ma dammi. Ma dici una parola. Gallina. Ma guardi. Vecchia. Si fa a barba. Riuscitemi un po' a mangiare. Possiamo dire quello che volete voi. Ma non principe! Che dice che una gallina non vuole andare a prima mattina sulla parte con lo specchio in alto andando a mariare è una zuzzina! Non è possibile! Gallina vecchia! Ah, fa roba buona! Ma non è una gallina vecchia è buona! No, ma non è una gallina vecchia! Ci sono galline vecchie, fa buono! A due no! Qui! Allora, bravo, faccio tutte cose. Bravo, gallina vecchia fa buon. Fermi! Ho capito io! Gallina vecchia fa buon brodo! Giusto! Guardate, ma da credo, ce l'avevo sulla ponte della lega! A me Don Basilio mi deve fare una grazia quando diventerà santo. La lingua che si è da salata me la rinduolo un'ora così. Ma non è peccato, è peccato. È pure non era cose. Difficile, si sa. Gallina vecchia fa buon brodo. Si sa, ognuno fa finta sempre di non sapere niente. Va bene, va bene. Ma buon anni, infatti che gallina vecchia fa buon brodo, non è che tutto quando la pensiamo così. Ma chi è che non la pensa così? Don Basilio! Don Basilio! Ma non le pensate a queste due vecchie petole? Oh, ma si muota a parlare qui! Ed è se la verità! No, ma me ne c'hai! Aspettate! Oggi c'è quattro là! Aspettate qua! È giusto santissimo! Senza il mio permesso, dietro nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo! Prego! Ehi! Ma che stiamo a fare questo bambino? Sto suonando per avvisare i signori ospiti che il buffet in giardino è pronto. Compatevi!
Andiamo. Ma avete visto con quanta cosa? Ma sì, andiamo. Ma che visto, va bene, non sentiamo. Sono plastica, non perché ne mangio, sono plastica, capisci? Eleonora, dammi un bacio. Non ti permettere, sa, che là ci sta come una pazza. Ma io il bacio l'ho chiesto a te, non a tua zia. Beppe, ma come te lo devi dire? Segui la tua strada. Ho paura di perdermi. Ma così ci partiamo tutte e due. Insieme troveremo la strada. Ma come te la giudici? In casa mia c'è la guerra. Appena parlo di te, so a Lucco, Paccaro, non si capisce niente più. Ma tu mi vuoi bene? Ma che domanda mi fai? Certo che ti voglio bene. Mandane nato un po', che eravamo d'accordo! Come, come, come! C'è la principessa! Levatami, ezza tu! Ora! Sì? Eravate d'accordo e che? Eravamo d'accordo? Eravate d'accordo? Eravamo d'accordo! Eravate d'accordo? Eravamo d'accordo! Che l'avresti lasciato! Ma sì! Ora anche io dico basta! Ma signor, basta di chi? Dica, dica! Già sta zitto! Ma già sta zitto! Principe, la colpa è mia! Ma vi posso assicurare che le mie intenzioni sono più che serie. Annunciano fotta però! Oi! Ma zia! Beppe sei! Guarda! È simpatico! È simpatico! Ha buono di cuore! Che si cazzo sul chiacchiere, capito? Oh, soldati, ella non va per te! Niente! Un papì, come vi chiamate voi?
Mia nipote non ha panna per i vostri denti. Ma io l'amo. Ma veniate, no. Sentite buono quello che fa Ricca. E sentite bene quello che vi dice. Una signorina di questo ranchio. Ranchio. Deve sposare a uno dei suoi stessi ranchio. Ranchio. Anna fa ranchio e ranchio, capito? Ranchio. E voi per la superbia e l'onore del casato siete disposti a farla bere in una tazza d'oro pur sapendo che dentro potrebbe esserci del veleno. Giovanotto! Giovanotto! O titolo? Ho tenito o titolo? No. E allora levatami! Camminate! Camminate in tua giardino! E prima iniziamo a parlare con la che mi guarda in giù. Ecco, faccio. E che faci? Io prima mi ho parlato con loro! E quando è dopo l'altra sera il buon l'anno! Buona sera! Anzi, mi sono papà male! Ma che mi sono papà male, allora, sei tu papà male! Ah, sono io papà male! Cammini! Andiamo comunque a una festa festicciosa! E che ti sta mancando! Vengo dito, vengo dito! Ma che acidità, che è una roba. Prendi. Non lo preoccupate. Vi rivedrete Eleonora. Ma come? Ella è come una figlia per me. E non vorrei che commettesse gli stessi sbagli che ho commesso io. Principa! Dammi, 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 dammi. Ma che lei non va no? Sì, niente, sì. Niente, se stiamo facendo trattative con le mie cose. Quattro trattative? Io ce ne stavo con vanno quattro. No, voi, accutaci. Sì, adesso? Andate a me, via. Allora mi raccomando, giovanotti, ci siamo intesi? Ma rimme che me l'allargo! Ce l'hai giocutato, mo? Mo, mi si è piaciuto, ora? Mi è piaciuto. E vogliamo c'è una tavola di due giardini, sì, vogliamo, sì. Stasera tutto quanto hanno fatto l'aria e non è ancora lì. Ah, ma fa pure nullare, in due giardini. Sì, due giardini, facciamo l'aria prima. Ma cosa ho fatto di... Mi raccomando, avete capito? Cosa ho fatto di male per meritare tutto questo? Io non lo so. Non lo so, contro me, non vuole. Oh, caro Don Beppo, vedi la combinazione di proprio voi cercavo. No, Basivo, voglio bene, non tengo proprio il genio di parlare. No, no, invece devi parlare, devi sfogare. Ma come mangia a fuga? E chi l'ha detto? Boh, l'avete detto. Dovete parlare, sfogare con le parole. Sfogare, qui ci deve affogare. Dimmi, cosa è questo conforto? Io sono innamorato di Eleonora. Ricchissimo motivo della vostra tristezza. No. No, è perché la zandraglia è la zia, che per nessuna ragione al mondo vuole che io mi sia avvicini, che stai? Siete fortunato. Ma sì, Peppe Russo, quello fortunato. No, dicevo, siete fortunato come persona, no come nome. Io sono fortunato. Certo. E perché sono fortunato? Siete fortunato perché la Chiesa mette mani pure in queste cose. Ah sì? Sentiamo, cosa suggerisce la Chiesa in questi casi? Le sette virtù matrimoniali. Le sette virtù matrimoniali. E sarebbero? Primo, l'incontro con minerali. L'incontro con minerali. Secondo. Secondo. La luce tutelà. La luce? Tutelà. A mattutano. Terzo. Abbracciato a lei trovarti farà. Abbracciato a lei trovarti farà. Quarto, i testimoni troverai. I testimoni troverai, giusto. Quinto, la luce appiccerai. La luce appiccerai. Sesto, le lucche sentirai. Le lucche sentirai. Settimo, certo. A lei ti sposerai. Ti sposerai. Oh, ma se sì che se succede arriva va sei male. Non c'è bisogno. Sì. E che usaggi? Lo so, se virtù devono essere, non basi, che virtù siano. Bravo. Bravissimo Peppo. Aspettate là e non vi muovete. Io subito vengo. È proprio vero. È proprio vero, come si dice. E voto un cielo ti chiude una porta e ti arrabbono per tu. Ma prendi caro state, eh. Ah, voi non state. Io voglio che ci calmo tutto quanto, niente meno voi non state. Perché ne ha calmo, sono mosso proprio. Oh Peppe. Che c'è? C'è un biglietto per voi. Un biglietto? Sì. E chi lo manda? Non lo so, senza fanomma. Il principe Orazio Minuto lo capisce. Non lo so, ma il principe. Dimmi pure quello che c'è sta scritto a fama, così ci manda prestante. Non lo so. Non lo sa. Non lo so. Se si manda, ho capito. Per la faccenda del tè,
delle ore 5. Semanata nata oggi. Presentatevi domenica a nome mio a casa del marchese Fifì Caracciolo. Fifì Caracciolo, semanata nata poi seguiranno istruzioni. Che intenzione tenete? Si deve avvertire immediatamente il principe. Perché lui è all'oscuro del piano di Don Basilio. Sì, c'è la Maricia, se no che succede, non hai. Fredina, fammi la cortesia. Sì. Vai subito dal principe Orazio Minutolo Capello. Sì. E digli che tutto quello che succederà da questo momento in poi. Sì. L'ho architettato io per il nostro bene. Sì. Poi dopo con calma, quando ci incontriamo, gli chiarisco la situazione. Sì. E capite? No. Lo sapevo, ma la chiamo una cammella. Vabbè, si stufa tutti i capricci, per sia la stessa cosa. Si dimanna a fa... Pupi, ma non l'avevo capito. Stai zitto, che glielo dico io. Come fai a fare il pizzo? Rosa. Vittor. Rosa. Vittor. Rosa. Oh, cora mia de bois, tutta vostra, mon cher. Ma cantami. Nell'ultima lettera mi scrivesse, pazientate un po'. Ok? Un poco. L'ora è vicina, presto fuggiremo insieme. Lei fu in avanza a scrivere queste cose. Ma perquoi? Mi tomato sciopiente si scappava zì. Ho dispiacere a donna Maria, non mai parente. Ma chi sono fottori parente? Chi le pensa sulle casse loro? Ti ho deluso? No. Ma mi sento come San Sebastian, cresce a tutta parte. Vittor, io voglio bene. Rosa! Ma tanto pure un marito. Che cazzo? Rosa! Ma tanto non gli apro sponde le canne, ma non marito! Ma sono anche da noi, se chi si trova qua, me e tua, mi fuma so come si porta, mo! Facci la presa, andiamo a scoprire. E ero me ne scunno. Ma andiamo a scoprire, ma qualche parte. Ma quella parte? Ago! Ago! Là! Là? A retta che è la veranda! Vacca! Cosa? Un bacio! Ma va a fangulo! Ecco! Rosa, ma che fai caduto su? Niente! Ah, proprio niente! Niente, già come stiamo qua? A Fabio? Ho solito male capa! Ah, un solito male capa, sì! Amore, è passato! Veramente mi è rimasto un piccolo doloretto. Ma questo mi dispiace. Speriamo che se ne va. Speriamo. Beh, se ne stai in. Sì, sì. Se ne è chiuso, Giacomì. E meno male. Vieni un po' calla, stanno gli invitati su, li pare brutti. Va bene, va bene. Non li facciamo aspettare. Brava. Noi andiamo. Stiamo andando. Signore. Noi andiamo. Viene male il capo, ma è tutto assurdo. Mammelac! Certo che lo scampi è bello, però ci manchetta un tantinello così, mamma mia! Marite, che canta sta? Ho capito, ma non mi sono venuto, ma quasi non ci stai nessuno. Non lo so parlato io. Ma qua è vuota la sala. È tutto organizzato. Ho già capito, organizzato, ma non lo vedo, non va a sentire. Senti, te la sento un rumore. Sarà lui. Sarà isso. Ha già capito, vuole fare i giochi d'amore. Vuole fare i giochi d'amore. Ma sì, hanno capito tutte cose. E adesso la stasera si fa l'Italia o si muore. Va bene. Tu dai la luce. Io spiego la luce, ma raccomando, però la tua organizzata la luce. Ma da scalini si stanno, ecco. Mamma mia, ci becca. Non ci becca che la luce di cui da così. Mamma mia. Io la capaccio scandinata, sono penuta. Dove stai, vieni? Hai capito che sei una scala? Può fare i giochi d'amore con me, vieni qua su. Da oggi in poi lascia stare più le donne, i casini, lievo la mia, i casini, i cabaret, lievo la mia. Sto io, giochi con me la mattina a sera, non si lo dire di mangiare la zuppa e latte, poi non mi andate a letto. Hai capito no? Già mi fanno un uomo, ma adesso. Vabbè, lo gioco ma non mi crede perché non ombra. Non lo so, si è isso e una mappina appesa. No. Chi è
Sì, sì, tu, Maronna, come stai? Vieni, vieni. No. Speriamo che quello che ha perso la coppa e guadagnata da sotto. Maronna mia, metti in mano, non ti preoccupare. Ma già dice la parola d'ordine, chi sta da picciare la luce. Signore, va ricordato, buona parola d'ordine. Come ci mano a te, Natale. Non mi fa spie. Maronna mia, mi sono sputata la parola. Mani, non ti preoccupare. Un'anima e un corpo solo! Buia! Ma ci va a cadere tutto! Buia, chi va a chiamare tu? Correte, chi è? Ma che no. Ma che sta? Ma continua a mettere bracciate con Annino! Don Vittorio! Don Vittorio! Ma chi sta situando a cadere? Don Vittorio! È brava Don Vittorio! E che sorpresa! Don Giacomino! Bene e buono, ci hanno trovato un buono, un mancamento di cuore. Uè, ma che è successo? Ci stai mangiando una governa? Aspettate, io volevo spiegare. Ma che volete spiegare? Che volete spiegare? Voi mi dovete, anzi, ci dovete una spiegazione. Beh, allora. Giacomo! Aspetta che devo spiegare io. Spiega lei. Signori, cari. Dovete sapere che io e Don Vittorio ci siamo fidanzati. No! Bravi! Don Basilio, no. Vi prego, e forse ci sposeremo. No! E il matrimonio lo dovete celebrare voi, come avete fatto col mio primo marito, e chissà che... Vabbè. E non a terra pure a chi sta? Io veramente non ho detto... Che mi ama! Ecco, finalmente no. La verità. Veramente non mi ha detto che mi ama, veramente. La verità. Però mi ha durato. Oh, mi ha durato, la capo pezzo. Ah, Rosario, che ha durato, ha fatto il cavo in due scuole. C'è un naso adoratore questo così. Ha preso da qua e ha durato fino a sopra. Adesso, signori, visto che mi devo sposare, sono fidanzato, mi vado a cambiare un po'. No, se te lo affido a te, a Don Vittorio, 30 minuti. Bene. Sono senza consigliere. Ci fa in figlio. Sono proprio in buone mani. Don Vittorio, tanti auguri ai figli maschi. Bravo Don Vittorio, che ci teneva a nascondere. Ma che bella coppia! Si è facito proprio bello cuore! Ma facito piacere, ma dove l'avete visto sta pannellata? Ho dice di tutto qua! Chi è che ho dice? Don Basilio! No, non è già io! Aspettate! Aspettate, io volevo spiegare, volevo dire. Ma che volete spiegare? Che volete spiegare? Ormai avete fatto la vostra scelta! E quando uno si chiude e se ne è soddisfatto! Oh, quanto è bello quando due si amano! Ombe, sentite! Ma che già sentito, capito? Che devo sentire? Io vi devo solo ringraziare! Punga! Senza capisci? Ui, ma che stavate intanata in besta male. Ma io ho sposato come vecchia. Ma vero, da una fraccia troppa, Patrizia. Aspettate. Ma basta, facciate ritta che il povero guaglione. Come chi ha parlato? Don Basilio, dite una preghiera. Ma qua preghiera? Fate un'anima e coraggio e menate. Ma no. Donna Rosé, voi permettete due parole? Cara, se tu mortifichi perché cogliuto in falle, ma noi vi perdonere e avrà già com'è. Mi mettesse dentro di un cannello. Don Vito, dovete sorridere e essere felici, bene, perché in queste bene. Occasioni si è contenti. Ma due pigli, sti parole, salvotrami! Agastecciasta! E che stai? È castressa nata e non cresciuta! Ma insomma, ma facete ricci che non ha fatto niente parola. Don Vittorio vuole parlare. Dite. Allora, dunque. Ho visto, e voi piatti tu con dunque. Ho visto, se vi dovete sfogare, sfogare. Ma che se volesse fare? Ma voi non magate un canzone. Ho visto. Una cosa di prezzo. Allora, voi dovete sapere quello che è successo. Ho visto quello che è successo, cacciate la porta. Ma chi vi suggerisce queste volgarità? Oh. Don Basilio. Ma chi l'ha suggerito niente? Don Basilio, parla pure a chi è sbarrato. Insomma.
Allora vogliamo lasciar parlare. È mezz'ora che ci sta provando, ma non riesce. Grazie Peppe, grazie. Allora io volevo dire quello che è successo. Mi sono cambiato d'abito, sono fidanzato. Ma insomma, quello che è stato e quello che deve succedere ancora deve succedere. Ho capito, ma in quanto tempo ti ritmo mi sfogare? Ma per adesso mi devo sfogare io. E sfogare. Oh, ma sì! Sfoga Nannina, non interrompete una continuazione. Nanni, ma che sta? Che vuoi capito? Che vuoi capire? La signora sola, senza marito, senza figli, vedovi da 20 anni. Diventa una cosa così ridicola, una cosa senza idee, intraccolabile. Poi, qualcuno da cominciare a dire, voi siete ancora belli, voi tenete i soldi, potete ancora far felice un uomo. Non è Nannina che vai da ritenere. Ah, tu no, dai, sono da ci su ambazzito. No, Nanni, ma non penso che è così però. E che diamo? Allora una femmina che sta invecchiando ha fornuto i campi. No, principe, no, non è così. No, ma è dall'età, ho cercato di fare un qualche cosa veramente che solo in gioventù si può fare. Non è vero, Nanni. Il vero amore si può trovare anche a una certa età. Oh, e come? Che una certa età è più saporita ancora? E che se chi ho dice? Beh, si dice Don Basilio di Menga, se c'ha preso. Avete ragione, Marco e te, però Raul e Dallo, ho cercato di fare un qualche cosa che non sta bene. Mettermi a competere con una guagliona fresca, pulita. Però sentite quando le persone mi dicevano venite, facciamo qualche cosa. Io vi posso presentare un uomo, potremmo fare qualche cosa, come mi piacevano queste cose, Don Basilio. Ma vedevo che qualche cosa non andava. No. E poi mi pigliavano, mi facevano, vieni, vieni, non ti preoccupare, sei una bella donna, tieni i soldi. Ti faccio sposare io. Prima che mi fa qualcuno vicino te lo faccio mettere. Come mi piaceva queste cose. Ma vedevo che qualche cosa non andava. Allora gitto tra me e me. Ma perché vuoi fare ridicolo? Perché tu vuoi fare il rangolo? E solo alla fine del secondo atto mi sono accorto che questa povera vedova era caduta nel ridicolo e chiedeva aiuto dal profondo del cuore. Allora io l'ho prestato la mia testa per farla ragionare col mio cervello. Così lei la medaglia non l'ha vista più dal lato suo, ma anche dal lato mio. E così ha deciso. Ha fatto dietro fronte e ha ritrovato la dignità. E mo che so, si faccia a pezzi. Su, mettete a posto e facciamo festa. Si faccia tristo, tristo, madre. Su, sorridete, 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 perché io grazie a voi voglio vivere da vedova, sì, ma da vedova allegra. Con le donne, mi è stata a udir, l'una modo l'altra no, non mi regola perciò. Per avere dalle donne fedeltà che si va, è una scienza inesplorata, non esiste sistema alcun. Vuole essere una ossequiata, sì così, 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 è sempre, sempre accarezzata, sì così, 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 un'altra poi raccomandata, sì così, 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 e se occorre stuzzicata, sì così, 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 poi poi la terza essere baciata, la quarta fatta indiavolata, ballare molta fosse nata, sì. Oh,
donne, 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 grazie veramente della serata, grazie, ne siete in tanti, veramente, grazie, 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 grazie. Allora, volevo presentare un po' questi artisti, veramente bravi, 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 perché in poco tempo abbiamo preparato una cosa un pochettino complicata, difficile, però credo, spero, discretamente ce l'abbiamo fatta. E vi ringrazio per gli applausi, vi ringrazio, e siamo dal 9 novembre, ringraziando il Dio, è sempre tutto esaurito, sempre pieno, e a noi ci fa un sacco di piacere. Quindi iniziamo con Ludovica Salernitana, Corradino Campofreddo, Carolina Di Carluccio, Mimmo Coppa, Domenico Bottone, Elsilia Sanflamingo, Michele Pupito, Tina Gesù Maria, Nicoletta Fiorillo, Gianni Gabriele, Irma Locca, Carmen Di Mauro, Fausto Bellone, Amedeo Mattiello, Ernesto Punto, grazie. Volevo ringraziare il fondo Papa, alle luci, Danny, le scene sono di Gennaro Ferrara e anche il disegno Luci. Poi ci sta Andrea De Lucia, direttore di scena. Bravo. Le hostess Alessandra e Michela. Poi ci sono Lino Biscupo, direttore di sala, e poi c'è mia moglie, la costumista, attrezzista, senza di lei non possiamo fare niente. Con
sorella! Mia sorella! Allora, una sorpresa, vi giuro, io sapevo che sarei uscita con tutti. Grazie! Allora, grazie, poi mo adesso facciamo una cosa. L'augurio gli faccia 70 anni oggi. Bravo! Quanti anni che siamo insieme? 42 di matrimonio, 44 anni. 44 gatti in vino messa. Coraggio, coraggio. Ce ne saranno ancora. Allora, mo adesso faccio ritornare un'altra volta a Papa a rimettere la coda della canzone della vedova Allegra. E per un augurio mio a voi e poi per darci gli auguri di Buon Natale dobbiamo fare in modo che tutti quanti la cantiamo insieme, tanto è solo la coda. Guardate, se non sapete quando sapete le parole che fa Rosso Bruno più Moro, voi fate Orso Bruno, quello che volete, Brodine, mi dà, basta, mi chiama no. Pasquale, ah, scusate, non mi muovete, non lo so, Amici, vi abbraccio.
abbraccio tutti quanti, veramente vi voglio bene. Questa, i 70 anni veramente sono stati una cosa bellissima, festeggiarli così con voi, con la mia famiglia, con i figli e con questa grande famiglia qua che sono gli attori e le attrici con me. Grazie, grazie veramente di tutto. Grazie di cuore, grazie. Grazie.